sono molto contenta, è un progetto che crea inclusione, che crea praticamente condivisione, contro il pregiudizio, e bisogna attivarsi sempre nelle scuole, perché la paura che c'è non esiste, non esiste. Sicuramente mi è rimasto molto il fatto di poter avere un contatto con questi ragazzi, poter conoscere più o meno le loro storie in modo spontaneo, cioè non è stato un interrogatorio, ma è stato loro che man mano hanno iniziato a raccontarci durante magari la gita che abbiamo fatto un pranzo a casa mia e siamo diventati amici, quindi secondo me è stata un'esperienza molto bella. È rimasto profondamente questa sensazione di comunità e di amicizia, proprio forte. La bestialità è che purtroppo l'immigrazione percepita è ingigantita, è gonfiata dai media, non in maniera incredibile, soprattutto anche da partiti politici. E la cosa peggiore è che sono considerati, come dire, così agevolati. Un luogo comune, per esempio, è questi qui hanno sempre i telefoni in mano, oppure questi prendono 35 euro al giorno, li vedi sempre coi telefoni. Ma la realtà non è così, le storie lo confermano. Purtroppo dei luoghi comuni di cui la gente non riesce a liberarsi, quando anche noi siamo stati protagonisti di migrazioni in passato. Migliorato probabilmente la durata sarebbe stata, un periodo più lungo sicuramente ci saremmo conosciuti di più e avremmo anche fatto breccia un po' in quello che è il muro di insicurezza dei ragazzi, perché sono comunque molto timidi, giustamente. Il punto di forza è che se questa cosa viene proposta bene alla società può dare veramente un esempio di quello che si potrebbe fare, che non c'è nessuna paura da avere, c'è la possibilità che potrebbero sorgere. Già solo con un progetto piccolo come questo da un esempio. In questo progetto in particolare secondo me sarebbe interessante che si curasse, insomma questo secondo me va fatto a livello proprio personale, riuscire a non prendere il progetto come qualcosa di studiato, di strutturato con appuntamenti precisi da rispettare, da recitare quasi, ma di riuscire ad instaurare dei rapporti che funzionino anche poi nella vita personale di ognuno, che magari si riesca ad andare a prendere una pizza insieme, che si riesca a organizzarsi per uscire al di fuori delle attività prestabilite. E a livello italiano certo non ho le competenze tecniche per proporre soluzioni, però penso che sia necessario proprio avere buon senso, perché finché una minoranza è lontana da te, finché il nemico del popolo non viene individuato in te, va tutto bene. Però può essere che un giorno o l'altro qualcosa possa capitare a te e allora a quel punto qualcuno ti dovrà difendere. È stato sicuramente faticoso. Quando mi è stata proposta il progetto, quando mi è stato presentato, ho avuto un po' di difficoltà nel comprendere esattamente cosa si voleva fare. Poi invece, insomma, ci ho studiato un po', ho capito qual era l'obiettivo e mi sono buttato. Per me è la prima esperienza di lavoro con i migranti, però devo dire che è stata molto profonda, no? Mi ha dato tanto umanamente, perché ho conosciuto storie e vite che sono veramente difficili da raccontare. E i ragazzi piano piano, dopo aver conquistato la fiducia, insomma, dopo esserci, diciamo, misurati nella pratica, sono stati generosi nel raccontare queste cose. E quindi sicuramente mi porto un bagaglio culturale, di esperienza, ma soprattutto di umanità molto, molto grosso. Però spero di poterlo restituire in futuro e di collaborare ancora a questo tipo di attività.